Ah, probabilmente secondo me mi chiederà Takemi di uscire. No, è Ryuji, pensa un po'. Che facciamo col palazzo? Non ci infiltriamo oggi? Sarebbe bello trovare il tesoro il prima possibile, non pensi? Assolutamente. Però prima volevo sistemare un attimo un paio di cose. Ok, possiamo andare al castello, ragazzi. Ah, scusami, al palazzo. Vai al ritrovo. Vai, fatta, sto arrivando. Va bene, io vi aspetto tutti. Pam, cam, pam, pam. Yusuke, dobbiamo ancora spiegarti le basi, vero? Ah, intendi il metaverso e il navigatore? Sì, direi che sono cose importanti da sapere. Allora, per favore, spiegatemele. D'accordo, partiamo dall'inizio. Innanzitutto, i posti in cui noi ladri fantasma agiamo nel metaverso si chiamano palazzi. Sono la materializzazione delle cognizioni del loro signore. Stavo per dire padrone. Quindi ciascuno di noi ha un palazzo dentro di sé? No, non tutti. Ce l'hanno soprattutto le persone con forti desideri distorti. In pratica si tratta di criminali, dei veri bastardi come Kamoshida o Madarame. Inoltre, non possono esistere palazzi negli evocatori. È impossibile che si formino. Esistono teorie in realtà che... un sacco di fanfiction che mettono anche il palazzo del protagonista, però... va bene. Le persone infatti rappresentano i sentimenti del cuore di chi ha accettato la propria ombra interiore. Poiché hanno il pieno controllo delle proprie emozioni, non possono nutrire desideri distorti. Beh, allora è così che funziona. Ovviamente io sapevo tutto. E usiamo l'app di navigazione del metaverso sul cellulare per accedere a quel mondo. È molto semplice. Basta dire il nome della persona, luogo e distorsione e sei dentro. Luogo? Per Madarame dovrebbe essere Baraka. La sua distorsione è che lui crede un museo. E come hai fatto a sapere come è fatto il palazzo di qualcuno senza esserci mai stati prima? Grazie a una specie di quiz. Probabilmente diventerà sempre più difficile andando avanti. Credo di aver compreso i concetti di base. Qualora dovessero sorgermi questioni al di là della mia comprensione, mi affiderò ai compagni più esperti. Sì, se hai bisogno di qualcosa, novellino, vieni pure da me. Se hai bisogno di chiarimenti, forse è meglio se ti rivolge a Morgana. Tornando a Madarame, mi sembra incredibile che stia seriamente pensando di denunciarci. Già, non l'ho mai visto così furioso. È probabile che sia davvero intenzionato a farlo. Cosa facciamo? In tribunale perderemo di sicuro. Quasi sicuramente non attuerà la minaccia fino alla fine della mostra, ossia il 5 giugno. Bene, abbiamo ancora un po' di giorni, 15 nell'esattezza. Non credo che voglia macchiare il suo nome con un processo finché la mostra è aperta al pubblico. Ok, quindi quella è la nostra scadenza per il risveglio del cuore di Madarame. Dobbiamo impedire che ci denunci e far vedere a tutti che razza di persona è realmente. Benissimo, allora vai con l'infiltrazione. Si entra e stavolta abbiamo un nuovo companion. Che mettiamo subito in squadra, tra l'altro. Ah già, non abbiamo ancora scelto il nome per la nuova recluta. Deve essere Kitsune. Insomma, per via di quella maschera da volpe e tutto il resto. Diavolo, sì, farebbe la sua figura. State parlando di me? Paolo Bita. Che nome vorresti usare in questo mondo? Da Vinci. Direi Da Vinci. Boze. No. Beh, hai quella maschera, come notava Han. E poi c'è quella strana coda. Da Vinci sarebbe stato carino, però no. Ci sono, sarai Abura Hage. D'accordo. Gli sta bene. È deciso allora, Abura Hage. Nah, neanche per idea. Tu hai qualche idea, Joker? Clown, Fox, nessuno al momento. Fox. Oh, stiamo sul letterale, eh? Mi piace. Tu che ne pensi, Fox? È accettabile. È deciso allora, andiamo. Vai, andiamo. Siamo pronti e caldi. A proposito, Joker deve decidere chi farà parte del gruppo iniziale.
Gruppo iniziale? Intendi quelli che entreranno per primi? Esatto. Ora che Fox si è unito al gruppo, daremo troppo nell'occhio spostandoci tutti assieme. Nell'anime si spostano tutti assieme. Considerando le scorse operazioni, 4 persone andranno bene. Gli altri saranno i rinforzi. E scommetto che il leader sarà sempre presente, giusto? Per forza, io posso usare tutti i tipi di persona. Esatto, per questo sarà Joker a scegliere gli altri 3. E i rinforzi cosa faranno? Non sarebbe meglio farli attendere fuori dal palazzo? No, devono entrare anche loro, tenendosi a distanza di sicurezza rispetto agli altri. Per farla breve, il gruppo iniziale sarà all'avanguardia di infiltrazione. Ok, la creazione del gruppo spetta a te, Joker. Perfetto, possiamo farlo dalle statistiche oppure parlando con tutti. E in questo momento sono da solo, quindi andiamo su statistiche. Prendiamo Ryuji, Han e Yusuke. Tecnicamente Morgana all'inizio è molto utile tenerlo fuori dalla squadra, non perché sia debole o altro, ma perché lui all'inizio è l'unico che può curarci. Come potete vedere c'ha Dia, Patra e Media. Quindi una volta che hai preso danno durante un combattimento, cosa fai? Ti curi e chi usi? Quello che ha più SP e che soprattutto ti può curare. È per questo che lo tieni fuori. Bene Yusuke, è il momento anche del tuo equipaggiamento. Vai con la spada più potente per te, con il fucile più potente per te, agilità 13. Vorrei far notare quanto questo fucile sia un filo rotto. Protezione, patto tarantrico, perché è la cosa più potente che possiamo metterti. Accessorio, anche a te direi il teschio di cristallo. Tutte le statistiche più 6, più la velocità 13. Questo qua è un treno in corsa. Trum, trum, trum. Forse no, più veloce di noi no, proprio no. E gli abiti, quelli del fuorilegge. Perfetto, giusto per curiosità. Vediamo la velocità di Yusuke appena entrato in squadra. Agilità per, tra l'altro, 30. Vediamo, Han 17, Morgana 18, Ryuji 19 e io 99, modestamente. Sarai anche veloce, Yusuke, ma non come me. Gare go fast. Forza nuova recluta, vieni. Andiamo a farci un giro. E quindi si prosegue. Ah, ma guarda, è tutto aperto. Che tra l'altro non ho mai capito ste latte di vernice abbandonate qui, che non c'è niente di nero tra l'altro. Però, vabbè. Figo, la sicurezza è ancora disattivata, per forza. Ah, grazie al mio duro lavoro. Che vuoi dire? Non preoccuparti, forza, andiamo. C'è qualche tesoro, qualche cosa che posso aprire o rubare da queste parti? Sembrerebbe proprio di no. Perfetto, allora. Che tra l'altro qua ci sono delle scale che non ci portano a nulla. Cioè, sono delle scale, lì, e basta. Oh, ma guarda, nessun nemico. Oh, no, come non detto. Eccolo là. Che tra l'altro questa zona... All'inizio... Dici, cazzo, devo fare attenzione. Poi però... Non sono un problema. Oh, ma guarda, lo Shikyoji. Che io, tra l'altro, questo qui, all'inizio ho detto, lo devo catturare per forza. E se anche riesci ad abbatterlo, comunque lui non si fa catturare, perché è troppo potente per te. Quindi dici, merda, non posso neanche catturarlo, che cazzo. Però poi lo catturi ed è soddisfacente, devo dire. Statua di Madarame gigante. Ah. Non avrei mai immaginato uno spettacolo simile in un museo. È un vero abominio. Sembra che ai signori dei palazzi piacciono le statue autocelebrative. Non ne aveva una anche Kamoshida? Questa è fatta meglio però. Sì, è realizzata meglio ma fa schifo uguale. Davvero? Fa schifo uguale però sì, è fatta meglio di sicuro di quella di Kamoshida. A livello di palazzo, sono tutti belli i palazzi, bene o male. Eh? Oh guarda, abbiamo trovato un opuscolo. Oh, pensi che sia un altro Depliant? Prendiamolo, Joker. Forse troveremo la nostra destinazione. No. Ehi, questo opuscolo non è diverso rispetto a quello di prima. È vero, c'è anche scritto che è il secondo di due. Oh, e anche il resto della mappa. Ora possiamo usarla per capire dov'è il tesoro, giusto? Che tra l'altro, sta cosa delle mappe avrei apprezzato di più se le cercavi a sto punto, piuttosto che ogni volta fartela trovare, però è apprezzabile anche così. Temo che sia nel cuore di questo posto. In tal caso, il luogo più sospetto sembrerebbe la sala principale, qui. Per raggiungerla dovremmo attraversare l'atrio e la galleria. Più ci addentriamo, più la sorveglianza si farà stretta. Dobbiamo avanzare con cautela, ok?
Va bene, Morgana, faremo attenzione. Allora, qui è chiuso, là in fondo probabilmente è chiuso. Ne sono abbastanza certo. E infatti. Però da questo lato c'è un tesoro. Dunk. Una perlina rigenerante. Che bella. Questa la posso rompere. Perfetto. Una perla. Tutti i soldi che entrano nelle mie tasche, tra l'altro. Quindi è tutto ben accetto. Quella la posso rompere? Assolutamente. Un ritratto scadente. Eh beh, proprio come Madarame. Ok, qui è chiuso, quindi per ora non si può entrare. Qui invece, attenzione, un bel po' di sorveglianza e anche dei laser. Dai, attaccalo. Ma porca. Ah, non posso attaccarlo perché c'era la cutscene. Ho paura di toccare qualcosa per sbaglio. Facciamo attenzione in questa zona, ok? Tutto quello che vuoi. Però prima attacchiamo quest'ombra. Forse giusto per farvelo vedere, facciamo attaccare anche Yusuke. Ecco fatto. Yusuke, tu sei il prossimo. Vediamo le sue abilità di spada. Allora, devo dire che di gameplay mi piacciono tutti i personaggi, come attaccano e come cose, come fanno. Però voi sapete che io ho un'attrazione particolare per le spade, per le katane, queste cose qua. Cioè, Yusuke è privilegiato in questo senso. Da parte mia, ovviamente, intendo. Allora, di qua possiamo passare e anche di qua. Perfetto. All'attacco! No, dai, dovevi attaccarlo da dietro. Oh, ma guarda, un Jack Frost. E abbiamo appena ottenuto Flosso. Benissimo, questo vuol dire che posso fare un attacco esplosivo su di voi. Muori per me. Sto attacco è di uno stupido immane. Però è rotto. È dannatamente rotto come attacco. Perché ha alta possibilità di uccidere istantaneamente. Cioè neanche uccide istantaneamente. Alta possibilità di uccidere. Allora lì c'è un tesoro. E da quella parte c'è un nemico. Perfetto. Un forziere, vediamo cosa abbiamo trovato. Un Kogo Ofuda. Lì c'è una statua che romperò per vedere se prima o poi troviamo un altro cristallo, santo cielo. Ehi, quella laggiù sembra forte. Abbiamo già incontrato qualcuno del genere. Basta la postura per capire che, non è un avversario comune. Credo che la sala di controllo sia alle sue spalle. È di guardia per impedire a tutti di raggiungerla. In ogni caso, per avere un percorso di infiltrazione sicuro, dobbiamo disattivare la sicurezza. L'unica possibilità che abbiamo è combattere. Va bene, non è un problema, tranquilli. Facciamolo. Ehi, sei pronto? Assolutamente, andiamo. Oh, chi siete? Come siete arrivati fin qui? Fatti da parte, è stato facile. Beh, questa volta non sarà così. Chi è il nostro nemico? Una specie di angelo. Più che angelo sembra un uomo gabbiano. Bene, abbiamo uno con una mazza, una con una frusta e più che una mazza un martello e uno con una katana. Vorrei far combattere anche voi, ragazzi. A questo giro direi che me ne sto fuori e vi faccio attaccare. Alot, usa Termopili. Vediamo, Yusuke, tu che cosa sai fare? Buffo, eh? Allora usalo. Aia, che male. Allora, fammi vedere, tu cosa sei debole? A niente. Tu invece sei debole alla luce. Ok, sì. Andiamo allora di Bite One. E attacca lui. Perché sennò dai, sempre shottare tutti mi pare un po' eccessivo. E direi una bella testata in faccia, vai. Tu invece addormentalo pure. Oh, cazzo, dormo. La cosa bella di dormire ai nemici è che gli fa recuperare punti. Il fatto è che per noi invece è un'ottima possibilità di fare molti più danni. No dai, Mahamon no, userei esplosione nucleare. Un bel colpo critico creato da Odino. 3000 tondi tondi tondi. La perfezione. E abbiamo ottenuto una carta, media. Ah, Yusuke è solo 2 livelli sotto. Non ti preoccupare, Yusuke, ti faremo recuperare presto.
Certo che era tosto, immagino che sia normale all'interno di un palazzo. Rispetto agli altri nemici era di tutt'altro livello. Sì. Ha lasciato cadere una specie di carta. Le carte abilità ci permettono di insegnare alle nostre, non alle loro, persona abilità su cui c'è scritto quel tipo di abilità. A cosa serve? Non ho mai visto niente del genere. Non è solo una sorta di ricompensa. Forza, torniamo ad esplorare. In realtà no, non è una sorta di ricompensa, è una ricompensa. È chiusa, abbiamo il grimaldello duraturo e c'è Ann. Cosa abbiamo trovato? Una katana. Ma pensa un po', Yusuke, questa è per te, ma ti ho dato già la katana divina, santo cielo. E qui c'è un gomitolo di seta, ok. Dentro un vaso dorato, dentro un museo. Questa sembra la sala di controllo della sicurezza. E vai, spegniamo subito quella roba. Ovvio. Secondo me invece però non funzionerà così facile. Inserire la password. Un'altra. Dobbiamo cercare qualcuno che la conosca. Va bene, andiamo a cercare qualcuno che conosca la suddetta password. Però di qua non si può passare. Ergo vuol dire che chiunque sappia dov'è la password è da quella parte. Pare che gli intrusi abbiano superato il giardino centrale. Lo so, prima ho ricevuto l'ordine di cambiare la password anche qui. Come? Deve essere difficile, penso. Beh, non riuscivo a trovarne una buona. Per ora ho scelto il numero di piedi di Lord Madarame. I piedi di Lord Madarame? Ma di che stai parlando? Torniamo al lavoro, gli intrusi potrebbero essere nei paraggi. I piedi di Madarame? Che cavolo dovrebbe significare? La sua taglia di scarpe, forse. Yo, Fox, sai quanto porta di scarpe quel bastardo? Purtroppo non gliel'ho mai sentito parlare. Siamo sicuri che sia quella la password. I piedi di Madarame, cosa vorrà dire? Che forse dovremmo andare alla statua a vedere che numero c'ha quella statua di piede? Sarebbe un'idea. Però prima di tornare indietro, ammazziamo un paio di ombre per livellare. Oh, ma guarda, ce n'è una esplosiva. Allora, cosa posso usare su di te? Direi un bel centro perfetto. Può funzionare. 5.000. 2.600. Un'ottima percentuale, direi. La spada che c'ha come ultima spada il nostro amico Fox è bellissima. Cioè, le katane a me piacciono tutte, santo cielo. Ma devo essere sincero, ce ne sono alcune che veramente sono anche più belle di altre. Cioè, sono proprio tutt'altro livello. Quello ce l'ho? Sai che non mi ricordo? Sì, ce l'ho. Ed è debole al vento. Allora, miei cari, vi dovrò chiedere di morire per me. Mahamon! Ma guarda, abbiamo trovato giusto giusto una statua che potrebbe dirci quanto porta di piede. C'è scritto qualcosa, lode, sì sì sì. Ah, quel pallone gonfiato, vero? Aspetta un momento. Che siano questi i piedi di Madarame di cui parlava la guardia? Ha detto il numero di scarpe, ragazzi! I suoi piedi. Oh, giusto, ma la password non dovrebbe essere composta da numeri. In realtà i numeri ci sono. Un raggio di speranza solitario con due mani. Nessuno sarà alla sua altezza, quindi la password è 2101. Prova a inserire i numeri in ordine. La password dovrebbe essere 1120. Che scemo, è vero. Figo, torniamo indietro e disattiviamo la sicurezza. Sono andato proprio sicuro sulla prima che ho visto e ho detto è quella. Scusami Joker se ti ho fatto fare la figura del babbo. Rientriamo dentro e stavolta inseriamo la password giusta. Ok, proviamo la password che abbiamo trovato. Tacchete. Password accettata, disattivazione dei protocolli di sicurezza. Non ha disattivato il laser, ma almeno ha alzato la saracinesca. Beh, qualcosa. Wow, si è aperto praticamente tutto. Ora potremo raggiungere molti altri posti. Forza, in marcia. Se si sono aperte molte saracinesche, vuol dire che una in particolare sarà aperta ora. Passiamo di qui, da questo shortcut, ed entriamo qui e prendiamo i due forzieri. Oh, è chiuso. Aprilo allora. Oh, guarda Fox, non mi interessa. Oddio, che cacchio è? Una catena di perline. La vuoi?
Ecco qua, invece troviamo una perlina. No, una fiala delle vertigini. Wow, le vertigini. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di continuare a giocare. Visto che da qui non si passa perché è tutto laserato, penso che dovremmo toccare questo dipinto. Che dipinto enorme. Già, anche la tela è strana. È come se ci potesse passare attraverso. Cosa? Che succede? Tutto ok? La mia mano è davvero entrata nel quadro. Quindi possiamo entrarci? Beh, non vedo altre strade da percorrere. Proviamo. Beh, entra allora. Puffete. Ma guarda. Come osate violare il mio placido giardino di bambù con quei piedi sudici? Non ve ne andrete vivi. Che cavolo era? Probabile che siano i pensieri di Madarame. Non è il caso di farsi prendere dal panico. Madarame. Bene, allora proseguiamo. Facciamo il Mario 64 della situazione. Oh, siamo in un altro dipinto. Quindi questo spazio non è un solo dipinto, ma una moltitudine. Vuol dire che ci sono che sono tutti collegati? E in che modo? Per scoprirlo dovremo continuare a camminare. Joker, con le tue capacità non riesci a vedere i collegamenti? Beh, sicuramente. Ecco qua, proseguiamo e usciamo da qui. Osa chiamarci ladri che insudice nel suo cuore. Chi ha infrangato la natura stessa dell'arte non ha il diritto di accusarci così. Fatevi prendere dalle emozioni più tardi, dobbiamo muoverci. Esatto. Allora, con calma. Prima rompiamo questo vaso, poi passiamo di qui. Non guardarmi il sedere. Ma dai, ma di cosa stai parlando? Ha fatto l'anno della situazione Ryuji in questo momento. Ok, proseguiamo, qui è chiuso. C'è qualche nemico? Sembrerebbe di no. A parte in questa stanza, qualcuno c'è. Eccolo là. Scusami, non ho letto cosa stavi dicendo, Morgana. Ero impegnato a seguire quest'ombra. Un cane, una cipolla pollo e un pupazzo di neve. Bell'assortimento. Che ne dite di morire per me? Mahamon! Potrei fare quasi tutto il gioco sicuramente usando le insta-kill. Volendo potrei farlo. Potrei benissimo farlo. Allora, qui c'è una stanza di sicurezza. Probabilmente Morgana mi stava dicendo questo prima. Perfetto, la sala del tesoro. Beh, che c'è di male? Andiamo avanti e proseguiamo. Allora, nemici non ce ne sono. Apriamo questo shortcut, anche se, come ho già detto più di una volta, non ci serviranno. Io li apro per ovvia ragione. Ma di concreto non ci serviranno quasi mai questi shortcut una volta che sblocchi le safe room. Cioè, esistesse tipo un trofeo gioca tutto senza usare mai le safe room, a parte quelle obbligatorie, lo capirei. Però, altri quadri giganti come quelli che abbiamo già visto. Questi hanno qualcosa di strano, però. Sì, alcuni mancano. Guardate, ci sono anche due cornici senza alcun dipinto. Perché non li controlliamo meglio? Va bene, avviciniamoci. Qui invece non si può passare, ma c'è un tesoro con del sughero. Complimenti all'artista. Che poi una cosa che, cioè, io non riesco mai a comprendere questi tipi di cose. Sai, quando entri in un mondo, poi esci e c'hai gli oggetti che hai trovato in quel mondo. È sempre un po' strano. Non sarà come l'altra volta, con il passaggio segreto all'interno di tutto il resto. Questi sembrano del tutto differenti. Guardate, ci sono anche due cornici senza alcun dipinto. Strano, ma non abbiamo scelta. Andiamo, Joker. Allora, scendere di sotto adesso non ci serve a nulla. Tanto probabile che ci finiamo di sotto. Quindi, entra dentro. Ahimè, questo mondo è un deserto pullante di profani che non comprendono la vera bellezza. Il lento declino delle mie capacità è inevitabile, circondato come sono da tanta mediocrità. La colpa del suo declino sarebbe del mondo. Quel bastardo non ha mai avuto alcun vero talento. Probabile. Quindi passiamo di qua e finiamo sul Monte Fuji. Gli dei, seppur dormienti, vengono venerati costantemente. La gente si raduna alle porte del loro santuario, offre loro doni e torna a casa soddisfatta.
Anche l'arte è così. Alla fine è pura questione di immaginazione. Eh? Anche se fosse vero, non hai il diritto di mentire alla gente. Allora, posso uscire da qui? No. Posso salire di qua oppure proseguire. E sono finito di nuovo nel deserto. Ma questo cammello, siamo tornati al primo. Quindi non sono collegati come sembra. Dobbiamo provare fino a trovare la strada giusta. Ovvero, prosegui qui e andiamo al Monte Fuji. Dal Monte Fuji arriviamo in questa giungla. Non è il duro lavoro a ricoprire di verdi foglie un arbusto. Di questi tempi troppi giovani non comprendono il vero valore della gioventù. Sciocchi. È davvero sbagliato che un esperto come me metta a frutto quella gioventù prima che svanisca? Cosa? Praticamente sta dicendo che è geloso dei giovani di talento. Guardate me, sono stato trasformato in un gatto, ma combatto ancora. L'età non è una buona scusa. Esatto, Morgana. Usciamo da qui, tocchiamo bottone e torniamo dentro. Oh, guarda, è riapparso un dipinto. Questa volta è una barca. Guardate, un altro dipinto. Quindi attraversando un passaggio segreto se ne apre un altro. Che trucco elaborato. È probabile che sia un nuovo percorso attraverso i dipinti. Dobbiamo indagare, Joker. Va benissimo, entriamo allora. Io posso andare di qua? No, però posso salire volendo. Ecco fatto. E da qui invece proseguiamo verso i cammelli. Ok. Ok, dai cammelli torniamo al Monte Fuji. Dal Monte Fuji andiamo avanti ed eccoci sulla barca. Le navi potrebbero solcare l'oceano se l'equipaggio si preoccupasse continuamente della fauna marina. Arte, vita, acqua, sono tutte identiche e colui che raggiunge la cima è a trionfare. Usa un sacco di belle parole, ma in pratica sta dicendo che le persone sono degli scalini. È proprio come quello che ha fatto quei ragazzi, li ha schiacciati con la sua arte, schifoso. Allora, tecnicamente ora potremmo saltare giù, oppure affrontare la piovra. Ma è una piovra, ed è piuttosto grande, credi che sia sicuro avvicinarsi? Deve esserlo di sicuro. È solo un quadro, dopo tutto. Sono certo che andrà tutto bene. Vero? Non ci tirerà fuori dal quadro. In realtà l'ho fatto apposta, solo per affrontare gli altri nemici. Ah, è stato un tentativo audace. Oh merda, Joker, i nemici! Lo so, li vedo. Sono sceso apposta. Solo per affrontarli e livellare. Oh, ma guarda chi è riapparso. Tu cos'eri, forte? Oh, non posso farti un insta kill, eh? Peccato. E allora esplosione nucleare sia. 1606. Mi piacerebbe ucciderlo istantaneamente, ma non si può, non si puede. Rieccoci di nuovo sulla barca e stavolta saltiamo giù. Puff. E non siamo neanche bagnati, pensa un po'. Ritorniamo qui. Un nuovo quadro è riapparso. E stavolta mi sa che la piovra se n'è andata. Un altro quadro. Ah, non ci sono più cornici vuote. Scommetto che si è aperta un'altra strada. Entriamo a dare un'occhiata. Sicuramente è così, Ryuji. Posso rientrare qui? Merda, da qui non possiamo rientrare. Peccato, allora vuol dire che scenderemo e andiamo a fare visita ai cammelli. Eccoci qua, a un nuovo quadro. La bellezza è un miraggio. Trasformarla in denaro è ciò che porta alla vera felicità. La mia villa, il mio stile di vita degno di pochi eletti. Sono queste cose la vera arte. Quindi quella squallida baracca fatiscente che usava come atelier era una messa in scena. Quanto sono stato sciocco a farmi ingannare così a lungo. Fox. Ah, non ti preoccupare, ti vogliamo bene lo stesso, Foxy. Eccoci qua. Grande, questa deve essere la fine. Deplorevole. In tutti questi dipinti non ha menzionato una sola volta l'amore per l'arte. Questi non sono dipinti. È solo insensata autoaffermazione incorniciata. Sono curioso di vedere come lo cambierà il risveglio del cuore. Su, sbrighiamoci. Lo farà probabilmente confessare come è successo con tutti gli altri. Tutti gli altri. Uno è successo. Beh, non è vero. Se pensiamo anche ai risvegli del cuore minore tipo lo Stalker, anche lui ha confessato... O meglio, ha smesso di fare lo stronzo. Quindi, bene o male, funzionano i risvegli del cuore. Tan tan tan. Pupazzo, cane e cipolla. Ok, che ne dite allora di morire per me, Cicci? Ottimo colpo.
Sono assolutamente contento di aver preso l'Instakiller. O meglio, di averlo creato con non poca difficoltà. Che poi effettivamente non mi serve neanche, non mi è neanche servito allenarlo al massimo. Cioè, tipo l'attacco, i punti magia, a cosa mi sono serviti aumentarglieli se poi serve solo un attacco? La velocità è un conto, per carità, ma tutto il resto no. Quindi, esplosione nucleare. Muori. Come l'hai mancato? Ma dai! Cacchio! Sono quelle poche volte in cui dici: wow, è successo davvero? Vai di Bufu. Minchia, quanto poco danno. Vai di Zio. Oh, bravissimo. E visto che tanto non ci serve, pariamoci. Qualcuno è stato scossato, eh? Vediamo, cosa posso fare per renderti molto, molto più dolore? Direi che l'esplosione nucleare va benissimo. Colpo ipercritico. 1500. Anche meno di quanto mi aspettassi. Allora, se c'è qualcosa di nascosto qui, è proprio questo tesoro. Con all'interno un Hiranya. Eh già, Lucky, sì. Ah, Madarame, stavo dicendo, che cazzo è sto suono? Oh, merda. Ma come mi ha colpito? Ho cliccato prima io di lui. Vabbè, una di quelle poche volte in cui ci riescono a circondare. Finalmente vediamo la tecnica sexy. Bravan. Qualcuno ci ha messo paura, eh? Che ne dite allora di un po' di frecce splendenti? Mi avrete anche circondato, ma non mi avete certo sconfitto. Stupidi. Mi avrai anche sorpreso, ma io ti ho ucciso. Conta più questo, probabilmente. Allora, il nemico se ne sta andando, perfetto. Ah, è una segretaria. Vieni qui, segretaria. Aiuto! Mi stanno picchiando! Con... Ame no Uzume. Vediamo, a cosa sei debole? Non ho niente. È debole allo psichico. Dovrei portarmelo dietro uno psichico. Muori per me, allora. Vai, uccidiamola! Lo so, Morgana. Lo so che non ti aspetti meno da me. Con queste abilità ci mancherebbe anche. Capita ogni tanto che manchiamo gli obiettivi, però fanculo. Allora, di qua possiamo salire. Qui invece c'è questo che possiamo rompere. Questa zona più o meno me la ricordo, ma mi ricordo che c'era un rampino da qualche parte. Ma a prescindere lo sentiremmo se ci fosse un rampino. Quindi... ah, eccolo il rampino dov'era. Era da questa parte. Se ci serve risalire, passiamo da qui. Però a noi non serve risalire. Una di quelle porte deve essere qui vicina. Una di quelle porte, lui intende una di quelle col seme della bramosia. E il seme della bramosia è proprio là dietro. Come facciamo ad arrivarci? Semplice. Basta trovare un altro rampino da qualche parte. Eccolo lì. Rieccoci qua. Guarda un po'. Un pulsante. Cliccalo però, Joker. Bravissimo. E la porta si aprì. Altro seme della bramosia, vieni a me. E qui c'è un forziere con delle perline. Ho indovinato, ho sparato tantissimo. Era abbastanza palese che adesso trovammo queste cose. Scusa un attimo. No, niente, mi sembrava di aver trovato un'altra cosa. Ed ecco a te, Yusuke, i semi della bramosia. Questo è quello verde. Mi piace il verde. E ora possiamo proseguire. Cos'è questo oggetto dall'aspetto sinistro? È orribile, manca ammaliante. Ah, guarda, glielo sta proprio spiegando. Perfetto, bravo Morgana. Questa zona è bella visivamente, ma è un po' complicato uscirne fuori. Merda, che razza di posto assurdo è questo? Quanto oro, fa quasi male agli occhi. Qui la distorsione è molto forte. È impossibile non notarla. E non è nemmeno della nostra mappa. Dobbiamo scoprire la verità usando i nostri occhi.
Direi proprio di sì, Yusuke. Direi proprio di sì. Quindi, rompiamo un po' di statue e vediamo dove finiamo. Non di sotto, per favore. Allora, lì c'è un nemico, quindi direi di andarlo a menare. Qua invece che cosa abbiamo? Un forziere dorato con una roccia nera. Vabbè, sempre meglio di niente. Qui un washi raffinato. Allora, aspettiamo che la guardia se ne vada. Dai, turnica. Girati. Eddie, girati, per Dio. Cazzo, conosci due vocaboli. Tirati su e girati. I Koopa Tengu. Questi qua all'inizio non li ho catturati la prima volta. E infatti è stato un po' un dito nel culo. È stato un po' un dito nel culo cercarli di prendere, perché mi servivano per un confidant. Mahamon. A me piace tantissimo Alice come persona. È bellissimo perché è proprio una ragazzina. È un umano fatta a persona. Che poi dietro c'è una lore incredibile. Questo personaggio, quella persona, che di concreto non conosco bene, perché è di un vecchio gioco appunto della serie. Una parete. Pensavo di aver visto tutto di questo mondo distorto. Invece ecco un altro luogo bizzarro. Dov'è Fox, scusami? Da che parte si va? Non vedo altri modi per proseguire. E voi? Lì? Cos'è questo? Oh, una parte del muro sembrava scrostata, quindi l'ho tirata via. Era una finta parete. Capisco, quindi era camuffata. Saremmo rimasti qui dentro in eterno se non te ne fossi d'accordo. Oh, bravo Skull, ci sei riuscito. Oh, certo, sai che è stata solo fortuna, vero? Ma Skull, dai, potevi prenderti il merito. Più avanti potrebbero esserci altre pareti come questa. Occhi aperti. Va bene, proseguiamo allora. Oh, guarda un po' dove siamo finiti. Wow, ci siamo teletrasportati. Si direbbe che anche i percorsi oltre a queste aperture siano distorti come la stanza. Sì, direi proprio che è vero. Quindi speriamo di trovare prima possibile un'altra gemma. Non per altro, ma solo per fare i livelli. Ed eccoci qua. Ma guarda, c'è una Sayuri lì. Perché qui c'è questo dipinto? Sarà una specie di illusione. Non dimentichiamo che siamo dentro in un palazzo. Anche se in questo caso il dipinto potrebbe essere vero. Vero? Ma non sono tutti falsi. Anche se a pensarci, forse qui c'è anche l'originale. Però mi chiedo... Comunque, se è qui potrebbe voler dire che è collegato in qualche modo a questo spazio. Direi proprio di sì. Quindi, prima di tutto, saliamo e andiamo a vedere cos'altro si nasconde da queste parti. Ovvero questa porta. Che però ci riporta indietro. Ma pensa un po'. Ma siamo tornati al punto di partenza. Allora è tutto un trucco. Non ci farebbe mai passare così facilmente. Forse dobbiamo decidere quale di queste è quella vera. Questo dipinto è la Sayuri. Non è una copia. Voglio dire, siamo nel palazzo di Madarame. Osservandolo attentamente, la differenza è palese. Non è così difficile distinguerle. Sì, una è blu e una è rossa. Già, magari per te sarà ovvio. Che ne pensi, Joker? È l'originale? Esatto, hai buon occhio per i dettagli, Joker. Cazzo, una è rossa e una è blu. Sul serio, incredibile. I vivaci abiti cremisi, i capelli bellissimi, l'equilibrio squisito tra il soggetto e lo sfondo. Potrà anche essere un'illusione, ma di certo un'immagine perfetta della vera Sayuri. Puff! Hai indovinato! Bravo! Quindi ora ti faccio passare. Oh, è diventata gialla. Cosa? È volata via! Sì, perché avete indovinato. Bravi ragazzuoli. Quindi proseguiamo e entriamo di qua. Ci porterà là in fondo. Wow, è un posto nuovo questo. Guardate, oltre alla falsa immagine ha aperto un varco verso la verità. Questo posto dorato, pieno di lavoro contraffatto, è un esempio perfetto dei pensieri di Madarame. Qui, proprio come nella realtà, intrappola chi non riesce a vedere oltre le sue menzogne. Forse hai ragione, ecco perché qui la distorsione è così intensa. E che vuol dire? Credo significhi che trovare la vera Sayuri dovrebbe infrangere la distorsione e aprire la strada. Quindi dobbiamo solo controllarle tutte. Perché dovremmo? Cerchiamo direttamente quella vera, se possiamo distinguerla dalle altre. Esatto, tipo in questo caso non è così facile. E qui c'è una parete nascosta. Che ha quel muro? Su, diamo un'occhiata. Oh, ma guarda, e così c'era una strada nascosta. No, solo un forziere.
Puff, una goccia dell'anima, perfetto. Ci sono altri dipinti qua? No, solo questi quattro. Quale di questi è quello vero? Questo non ha l'albero, questo c'è dietro l'albero, è l'unico, giusto? No. Cosa pensi che... cosa ne pensi di questo dipinto? È l'originale? È l'originale. Assoluto. Sì, è la vera Sayuri. Sarà anche un'illusione, ma il suo fascino è inconfondibile. Ben fatto, Joker. Beh, fra tutti e tre era l'unico con dietro l'albero, quindi era più facile del normale. Ce ne sarà una che effettivamente ti fa dire, cazzo, qual è quella giusta? Qui ce n'è una. Qua non c'è nulla, quindi torniamo su e andiamo a vedere subito le altre, perché ce ne saranno altre. Oh, ma guarda, c'è un muro nascosto. Ok, questa è blu e non è. Questa è rossa, ma non c'ha l'albero. Questa è rossa, c'ha dietro l'albero, potrebbe essere giusta. L'altra non l'ho vista, qui c'è un muro segreto. Che ha quel muro? Diamo un'occhiata. Oh, ma guarda, c'è quella vera. Ah, guarda, questa qui era sbagliata. Ce l'hai fatta, allora diamo un'occhiata in giro. Questa qui era sbagliata perché non ha la coda sopra la spalla. Quindi, tesoro con acqua battesimale e la vera Sayuri. Cosa ne pensi di questo dipinto? È l'originale? Assolutamente. Sì, è la vera Sayuri. Sarà anche un'illusione, ma il suo fascino è inconfondibile. Ben fatto, Joker. Tutti i ritratti esposti erano copie, mentre l'originale era nascosta fin dall'inizio, proprio come nella realtà. E una nuova strada si aprì. Dove diavolo sarà volato? All'entrata. Torniamo indietro, ragazzi. Torniamo dove tutto è iniziato. E come puoi vedere, la porta si è aperta. Ah, maledizione, che cavolo sta succedendo qui? Abbiamo visto tutte le false immagini. Deve essere cambiato qualcosa da qualche parte. Là sotto. Cioè, è palese che sia quello, ragazzi. È proprio lì. Ci siamo passati poco fa. Oh, ma guarda, siamo proprio usciti. Non è un posto nuovo questo? Fate attenzione, ok? Più andiamo in profondità, più la distorsione si intensifica. Ecco fatto. Qui c'è qualcosa? Ovviamente no, tranne un forziere iperluccicante. Una carta bianca, peccato che ne sia pieno. Come ha detto il gioco l'altra volta, hai troppe carte bianche, buttane via un paio. Potrei farlo effettivamente, potrei buttarne via una decina. Ah, ma è... sì, come sospettavo, Madarame. Quindi alle sue spalle c'è il tesoro. Da qui è difficile dirlo, avviciniamoci per guardare meglio. Però non siete messi benissimo, che ne dite se vi curo? E vi curo io perché ho più SP, ovviamente. Ecco fatto. E soprattutto posso ricaricarli. Ah, pensa un po'. Allora, di qua sembrerebbe che la strada sia chiusa, mentre di là mi sa che c'è una safe room. Dove vai, Joker? Il tesoro ci attende. Ma voi siete scemi? Cosa facciamo? Andiamo in bocca a Madarame? Io andavo dall'altra parte. Eccolo lì. Non vi sembra un po' sfocato? Solo per adesso. Una volta mandata la lettera e fatto sapere a Madarame che verrà rubato, comparirà facendoci cucù. Mi domando che forma avrà. Chi lo sa, io scommetto su qualcosa tipo un autoritratto. La fonte di ciò che ha distorto a tal punto la realtà di Madarame. Che cosa può essere, Yusuke? Quindi, che facciamo? Abbiamo scoperto la strada, giusto? Sappiamo dove si trova il tesoro, ma non credo che la strada sia sicura. Eh? Perché? Ti riferisci ai laser infrarossi che lo circondano? A quelli e al perimetro esterno pieno di guardie. Un'eventuale irruzione sarebbe complicata. Quindi dobbiamo trovare anche un modo per rubarlo. È più difficile rispetto a Kamoshida. Serve solo un ultimo sforzo. Controlliamo questo piano. Forza allora, andiamo a controllarlo. Allora, safe room, eccola qui. Possiamo usarla, esatto. E io direi di tornare subito fuori. Allora, di qua che cosa abbiamo? Una statua e una stanza di controllo. Plip. Oh, una sala di controllo. Da lì potremmo disattivare i laser. Non è detto, non è detto. Ehi, questa volta non serve una password. Cosa facciamo? Disattiva i laser, stacca l'elettricità, apri le saracinesche.
Stacchiamo la... disattiva i laser. Non funziona. Eh? Non è successo niente. Errore, accesso al terminale riservato a Lord Madarame secondo i protocolli di massima sicurezza. Ma che cavolo, siamo venuti qui per niente allora. A quanto pare non abbiamo modo di disattivare i laser. Proviamo anche gli altri. Stacca l'elettricità. Che in realtà ha spento solo la luce. Che significa tutto questo? Non lo so, sembra che manchi la corrente. I generatori di emergenza dovrebbero risolvere in fretta la situazione. Che brutta sorpresa. Eh? Che sia opera... Ehi, ascoltate. È tornata fin troppo in fretta. Già, i laser infrarossi sono rimasti attivi anche durante il blackout. Quindi possiamo togliere la corrente in questa zona solo per pochi secondi. Un momento, quelle guardie non stanno forse correndo qui? Che altro vuoi provare? Se non ci sbrighiamo finiremo nei guai. Aprire le saracinesche? Bene, le saracinesche almeno funzionano. Clink! Bene. Ora possiamo esplorare altri posti. E allora scappiamo, ragazzi. Eh? Dunque siete stati voi a trafficare con la corrente. Merda, abbiamo visite. Oh, è una specie di drago storto. Tappiamogli la bocca, presto. Ovvero uccidilo. A me sta bene. Tu, a cosa sei debole, strano coso? All'elettricità. Oh, ma pensa un po', che coincidenza. Io ho il dio del tuono qui. Tan, distruggili, Odino. Mm, 2100. Molto soddisfatto. Un po' storta questa angolazione, eh? Livello 19. Secondo me, come ho detto, arriviamo al livello 21 entro la fine di questo palazzo. Non ne sono sicuro, ma vorrei crederci. Ah, mi ha colta di sorpresa. Siamo solo riusciti ad aprire le saracinesche. Inoltre, possiamo spegnere solo le luci solo per pochi attimi e senza disattivare i laser. Oh, beh, non ci resta che vedere che cosa c'è oltre la saracinesca. Perfetto, andiamo a vedere subito allora, ragazzuoli. Quindi, se da qui possiamo disattivare le luci e da lì non possiamo passare, ovviamente, l'unica strada è questa. Una di quelle porte deve essere qui. Oh, quale porta? Forse intendi una di quelle dove si nasconde un seme? Oh, nasconditi. Porca troia. T'attacco io prima. Non sono stato molto attento in questo palazzo, devo essere sincero. Però finché riesco ad attaccare per primo, posso sempre vincere io. E andiamo di fuoco di soppressione. Distruggili, Orsen. Hanno bloccato, eh? Vai, Ryuji, pensaci tu. Ammazzane uno. 740, non male. 137, potevi fare di meglio, Fox. Bravo, Ryuji, 193. Complimenti. Oh, ma guarda un po'. Erano in due, quindi è normale che adesso ce ne vengano altri nemici. Usi il ghiaccio, eh? E se io ti uccidessi istantaneamente, cosa succederebbe? Clic, 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 clic. Ops, tutti morti con un colpo. Oh, tutti aumentati di livello. Bravi ragazzuoli. E Goemon impara colpo sleale. Inizialmente io pensavo che usare delle persone che ti tolgono punti vita per poter attaccare fosse una mezza cagata. E invece è molto utile, soprattutto se riesci comunque a ricaricarti punti vita. Allora, cosa si nasconde qui? Io sento il rumore di un rampino da qualche parte. No, invece era solo un forziere. Oh, ma guarda Fox, non mi interessa. Oh, che cazzo c'è là dentro? Le vestiti, il vestito zen. Allora, dove si nasconde? Eccolo lì. Dunque, siamo arrivati qui, eh. Allora, proseguiamo. Aspetta, qua si può scendere per caso? No, posso tornare indietro. Niente.
Se vado di qua invece dove finiamo? Se vado di qui finiamo in una stanzina con dentro che cosa? Un buco nel pavimento. Non c'è male. Allora, la pergamena spessa, ottimo. E qui dove siamo? Dall'altra parte. Ok, benissimo. Però qui ecco uno shortcut. Questo shortcut ci porta in due posti nello specifico. Uno, il seme della bramosia. Ma che? Ci sono delle ombre anche qui. Percepisco un seme oltre questa porta. Ma potrebbe essere una seccatura a metterci le zampe sopra. È vero. È vero perché... cioè, all'inizio, al primo gameplay, sei abbastanza bravo da poter gestire tutte le situazioni con le persone che trovi. Questo guardiano del seme della bramosia è stato il nemico che all'inizio gioco mi ha fatto penare più di tutti, perché resiste a una maniera di roba. C'ha un sacco di vita e fa un sacco di male. Sarà un osso duro. Siete pronti? Assolutamente. Ma che... ma come avete... beh, sapete cosa? Chi se ne importa? Ora che avete visto questo posto, non ne uscirete vivi. Ne sono sicuro. E guardalo, è uno dei mostri del sigillo di Orichalcus questo. Sarai tu a soccombere. Ci apriremo un varco. Sto stronzo quanto è forte la prima volta. È veramente... sbagliato. Divinità risvegliata, debole al nucleare e al vento. Pensa un po'. Pensa un po' chi è che ha proprio l'elemento giusto. Però voglio fare le cose per bene. Facciamo che ti faccio un bel po' di danno. Voglio proprio divertirmi con te. Quindi, tu cos'è che fai? Aumenta la precisione? No. Parati. Bomba accecante. Ma pensa un po'. Tu cos'hai? Guardia anche tu. E tu, mia cara, guardiati anche tu. Pensa un po' chi è pronto a concentrarsi. Perfetto. Tu, guardia. Lavaggio del cervello. Ti prego, resi. Joker, cazzo, no. L'unico che non doveva soffrire sta cosa, dai. Bene, vai. Di cure, gel rilassante. Bravo, Skull, che protegge il suo capo. E tu invece... esplosione nucleare, massima potenza. 6200. Non c'è male. Non c'è male. Oh, solo Morgana è salito di livello. Peccato. Ed impara Pulimpa. Confusione nel nemico, perché no? È un'alternativa comunque interessante da dormire. Zaccate, zaccate. Che tra l'altro, piccola cosa, la prima volta questo qua, appunto, io non l'ho battuto subito, perché ovviamente hai pochi SP, hai pochi punti vita, non hai persone interessanti per poterlo uccidere. Sono uscito, sono rientrato e poi ho scoperto che per finire il livello bastava proprio 5 metri, sei lì. Abbiamo trovato tutti e tre i semi. E ora questi tre semi, rosso, blu, verde, i colori Power Ranger, si fondono per diventare un cristallo unico. Molto brutto, tra l'altro. E anche pacchiano. Cristallo della vanità. Già, già, già. Un altro seme della bramosia. Esatto, questo era l'ultimo, Morgana. E ora che abbiamo aperto anche lo shortcut, possiamo uscire da qui. E guarda un po' cosa c'è qua fuori. Una stanza di salvataggio. E sai che ti dico? Io salverei. Quindi, una volta salvato, possiamo uscire da qui. Allora, dicevamo, che cosa abbiamo qui, oh caro Madarame, amico nostro? Un altro rampino. E vola! E siamo arrivati dall'altra parte. Dove c'è? Guarda caso, una guardia che attaccheremo alle spalle. Dopo aver attaccato quel bestione grosso, voi siete solo delle cacchette. Loro bloccano l'oscurità, lui blocca la luce, Direi allora che un bel colpo elettrico è quello che ci vuole.
Che tra l'altro l'abilità di Dio del Tuono esteticamente è anche figa da vedere, perché fa un sacco di danno. Però c'è un'altra abilità sempre riferita al tuono, che fa tantissimo danno, che lancia una lancia per terra e si scatena tutta l'elettricità attorno. Però quella è un'abilità singola, questa è un'abilità di gruppo. Io ho lasciato tutte le mie persone, nonostante comunque consumi più punti magia, in questo caso SP, quelle di gruppo, perché giustamente tu vai a colpire il gruppo. Se colpisci solo il singolo perdi un turno comunque. Se colpisci tutti, bene o male, magari uno resiste, per carità, però almeno fai fuori tutti gli altri. Allora, scimmia, tigre, serpente, tu cosa eri debole? Al fuoco. Tu sei debole all'elettricità. Io direi di attaccarvi tutti. Anzi no, ascolta, dovrei usare qualcosa che mi ricarichi. Ad esempio, muori per me. Il cagnolino lì resiste, però gli altri non dovrebbero. Scherzavo, la scimmia ha resistito. Allora, tu cosa sei debole? Al fuoco, eh? Allora, io ti attacco. Io vi attacco e direi che un bel po' di danno ve lo faccio. Ah, ha bloccato anche i proiettili, eh? E ti sei aumentato l'attacco, eh? Maledetto cagnolino. Sei troppo debole per me. Bella battaglia. Non c'è che dire. Livello 20. Forse contro il boss finale arriviamo al livello 22. La butto lì. Non dico che arriveremo solo a livello 21, ma col boss secondo me arriviamo a livello 22. Allora, ma guarda, un'altra stanza di controllo. Anche questa è una specie di stanza di sicurezza. No, è più probabile che da qui si controllino tutti i meccanismi dell'area espositiva. Con un simile numero di opere appese ha senso poterle controllare da un'unica stanza. La capacità di osservazione di un artista è incredibile. Esatto, poi saprà bene o male come funzionano queste cose. E lì c'è una leva, ma pensa un po'. A cosa servirà questa leva? Ah? Credi che questo controlli tutti i cavi delle opere appese? Sembra che la deduzione di Fox fosse corretta. Proviamola. No, a quanto pare no. Mentre qui invece che cosa abbiamo? Ma guarda, c'è un rampino proprio sopra il tesoro. Ehi, questo non è proprio sopra il tesoro. Oh, guardate, sopra te non ci sono i laser. Intelligenza, tra l'altro, cioè... Cacchio, fai la sicurezza tutto attorno. Fagliela anche sopra. È una falla notevole nella loro sicurezza, esatto. Ma che facciamo? Saltiamo da qui sopra per rubarlo? Così non potremmo uscire, però. Guarda lassù, c'è un rampino. Una gru con un gancio. Prima non abbiamo intravisto qualcosa che assomigliava a uno dei comandi per la gru. Torniamo indietro a controllare. Non potevamo farlo fin da subito, Morgana. Ecco qua, proviamo il tastino. Potrebbero essere questi, Joker, prova. Crickete. Oh, ma guarda un po', abbiamo anche trovato il modo per rubare il tesoro. Fermo, se scendi ancora se lo noteranno, riportalo su. Potrebbe tornarci utile. Pensi di calarti dall'alto usando quel gancio? Non ti vedranno appena inizieranno la discesa. Inizierai. No, non è detto. Si può fare qualcosa per evitare che accada. Diventare invisibile e sfruttare l'oscurità? Esattamente, e bravo Joker. Oh, giusto, possiamo spegnere le luci dall'altra sala di controllo. Solo per pochi secondi però. Non faremo in tempo da tornare qui. Ecco perché ci divideremo i compiti, collaborando per il successo del colpo. Una persona staccherà la corrente, una attiverà la gru, io prenderò il tesoro. Credi che funzionerà? A un certo punto capiranno la situazione. A volte con le mosse audaci si ottengono i risultati migliori. O avete qualche altra idea? Per me va bene. Ben detto, Joker. Tu sì che capisci l'essenza dei ladri fantasma. Va bene, è deciso. Il percorso di infiltrazione è sicuro. Stai scherzando, spero. Dunque, è il momento della lettera di sfida. Bene, quindi possiamo uscire, direi. Eccoci alla safe room. Possiamo riposarci, esatto, ma soprattutto possiamo uscire all'entrata del museo. Bla 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 bla. Oh, ma guarda, la stanza di velluto. Ti trovo bene, prigioniero. Il padrone ti vuole.
Dobbiamo discutere di una questione importante riguardo la tua riabilitazione. Va bene, entro subito. Che tra l'altro è una cosa mentale, però in questo momento noi siamo fermi così immobili davanti agli altri. Eccoti, prigioniero. Il padrone ammira i progressi della tua riabilitazione e ti ha concesso l'uso del di un rituale speciale. È la sedia elettrica, utile per sacrificare le persone e mutare in oggetti di alto livello. Puoi rivolgere ulteriori domande su questo rituale direttamente al nostro padrone. A quanto pare, è disposto a creare altri rituali se la tua riabilitazione andrà come previsto. Impegnati, prigioniero. Perfetto. È una cosa molto utile in realtà. In realtà c'è un rituale che vorrei fare. Come vi ho detto, a Ryuji manca un'arma. Solo che in questo momento non ricordo quale persona è quella giusta. In questo momento ancora non possiamo fare l'arma per Ryuji. Però posso fare qualcosa. Facciamo questo. Facciamo giusto per farlo e per toglierci una persona che non ci serve. Oh no, ti prego, non uccidetemi. Io ti copro. Perché mi fate questo? Io volevo vivere! Non uccidetemi! Ecco a te un portafortuna del supporto. Grazie. Qualcosa non va. Sembrava ti fossi perso nei tuoi pensieri. No, tranquillo, tutto a posto. Eccellente. Nessun problema fin qui. Andiamo? Assolutamente. Usciamo, ragazzi. Il percorso è sicuro. Abbiamo trovato la strada per il tesoro, vuoi andare via? Assolutamente. Sono ancora un po' preoccupato, ma possiamo farcela. Non immagino neanche cosa possa essere il tesoro di Madarame. Qualunque cosa sia, lo ruberemo di sicuro. Oh, oggi siete stati tutti bravissimi. Esatto. Siamo stati tutti bravi. Pam para pam pam pam. Papara. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra. Ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Hai ragione, e una volta inviata resta solo da rubare il tesoro, dobbiamo farcela. Decidi tu quando inviare la lettera, Joker. Cerchiamo di farci trovare pronti per allora. Oh, kaka. Oggi sei stato bravo, sei stanco? Assolutamente. Ci manca solo da mandare la lettera di sfida a Madarame. Finalmente, alla buon'ora. Dobbiamo decidere quando, però. Non è meglio parlarne con Yusuke prima? Perché? Beh, era l'allievo di Madarame. Non sta a noi decidere una cosa del genere. Ah, già. Parliamone con Yusuke. Sì, questo problema è più grande di soltanto noi tre. Comunque, che ne dite di andare tutti a ritrovo? Sì, ci sta. Ok, fatemi sapere quando ci troviamo e lo dirò a Yusuke. Ma aggiungerlo al gruppo, no?